Prima Fila Magazine. E adesso andiamo al Teatro Duse, dove dal 24 al 26 febbraio c'è uno spettacolo, si intitola Le nostre anime di notte, con Lella Costa ed Elia Shilton, la regia è di Serena Sinigaglia. Benvenuta Serena. Salve, buongiorno a tutti. Allora, tratto dal romanzo di Kent Haruf, pubblicato in Italia da NN, adattamento di Emanuele Aldrovandi, raccontaci di questo Le nostre anime di notte. Che cos'è? È un romanzo che, diciamo, si fa parte della trilogia di questo grandissimo autore che era Haruf, recentemente scomparso, la trilogia di Holt. Lui si è inventato una piccola cittadina tipicamente di provincia americana, addirittura disegnò anche la mappa di questa cittadina e raccontandole la vita, le gesta, le persone che abitano questa cittadina. In particolare Le nostre anime di notte racconta di due persone anziane che riscoprono l'amore. È una storia d'amore tra due persone anziane e qui già, insomma, si capisce la bellezza, la delicatezza, la dolcezza di questa storia, e attraverso le loro conversazioni notturne noi scopriamo naturalmente il loro passato, i loro shock, i loro traumi, come la vita di ognuno, che però trova in questo incontro inaspettato un rilancio su un nuovo senso della vita. Penso che sia di questi tempi estremamente luminoso, gioioso, di speranza. Non c'è mai un'età per morire e rinascere, no? Nella vita. Guarda, io non ho letto il libro di Haruf, ma verrò sicuramente a vedere lo spettacolo e mi domandavo anche questo, facevo anche questa riflessione mentre ci raccontavi. L'incontro e l'amore tra due persone in quella che noi chiamiamo la terza età probabilmente ha come maggiore difficoltà il fatto che ognuna delle due persone ha un bagaglio di esperienze di vita vissuta che in qualche modo pesa. Sì, è detta così come la dici tu, torniamo a quello di cui parlavamo prima: o pesa o è una grandissima risorsa. Si può vivere la propria vita continuamente guardando al passato e non so come dire, autoflagellandosi per gli errori, per le occasioni mancate, no? Per i rimorsi e i rimpianti, oppure si può vedere alla vita come un percorso che vive di presente e del presente, dell'istante si nutre e che il passato e che il futuro sono dentro quell'istante. In quell'istante tu comunque hai sempre la possibilità di vivere una vita di senso, cioè una vita che ti faccia stare bene e non stare male, e secondo me Haruf voleva dire questo, non, era come un augurio, anche perché l'ha scritto poco prima di morire, è una sorta di testamento, ed è l'augurio, e qui tra l'altro trascende un po' il fatto che sia una storia d'amore della terza età e diventa in generale un inno alla vita, anzi permettimi di dire un vademecum alla vita, di vivere l'istante, di non curarsi di ciò che gli altri pensano o dicono di te, ma curarsi invece del fatto che tu abbia cura di te stesso e che gli incontri che fai, nell'istante in cui li fai, abbiano senso per te, e che l'amore e l'erotismo nascono innanzitutto, ed è questo è bellissimo, perché quello che loro due fanno è parlare, incontrarsi come anime prossime nel bisogno di avere qualcuno che ti ascolta e di essere ascoltato, come base proprio, tra l'altro, del rapporto di amore. E questo è contro l'idea del consumo dell'amore, perché noi viviamo in una società che anche l'amore tende a
a essere visto, l'erotismo non ne parliamo, come un fatto di consumo. No, non è questo, non deve essere questo. Aruf sembra dirci, ricordatevi che l'amore è fatto di due persone che, come dire, incrociano le loro solitudini e si dondolano, ecco, in questo, e in questo si aiutano. Serena, l'ultima domanda in pochi secondi perché non ne abbiamo più, però qual è stata la più grande difficoltà dal punto di vista registico, visto che tu fai la regia di questo spettacolo? Beh, diciamo che quando faccio le regie mi occupo anche molto del testo e seguo la scrittura in prima persona, quindi naturalmente qui la difficoltà è essere all'altezza di Aruf, perché questo libro è straordinario, è un po' come adattare la grande letteratura di Dostoevskij, non so, e quindi trovare la maniera giusta di tradurre la levità, la dolcezza, la delicatezza di questa narrazione nel linguaggio teatrale. Il linguaggio teatrale vive naturalmente tendenzialmente di conflitto in scena, e invece qui non c'è conflitto, c'è l'incontro, e questa è stata la difficoltà, però anche la sfida meravigliosa, e che rende questo spettacolo un po' un unicum anche nella mia carriera. E allora l'appuntamento con Le nostre anime di notte con Lella Costa ed Elia Shilton al Teatro Duse dal 24 al 26 febbraio, regia di Serena Sinigaglia, che è stata con noi. Grazie Serena. Grazie, grazie mille.